Roberto Piazza, allenatore dell'Alliance Milano. Eh, Roberto, da dove partiamo? Dall'inizio ad handicap sotto 2-0, dalla clamorosa rimonta che Milano stava per assaporare, dal tie-break, una dicevamo prima con eh, il tuo collega altalena di emozioni oggi all'Alliance Cloud. Cosa è mancato secondo te alla tua squadra per poter eh, portare a casa, non dico bottino pieno, ma in, quel, in qualche modo l'ultimo set? Ma credo che manchi quello che ci stiamo già dicendo da un po' di tempo, cioè l'istinto killer quando hai le palle per a chiudere, chiudere il punto e chiudere la partita alla fine perché solo nel tie break abbiamo avuto quattro contrattacchi sprecati con palle in mano per palla in mano non intendo palla alta intendo palle in mano appoggio perfetto sul palleggiatore lì puoi giocare tutto quindi quello è una cosa manca anche il fatto che nel, nel primo set siamo partiti ad handicap con una formazione diversa ma che mi, mi garantiva un po' più di recezione solo che abbiamo fatto mai in attacco quindi va bene ci sta un set lo butti via il secondo, un set giocato punto a punto, eh, anche nel secondo 4-5 occasioni dove, dove la palla la devi chiudere. Lo vincono loro, però ce lo siamo detti, cioè si vince a 3, non si vince a 2. Quindi i ragazzi sono stati bravi a rimanere lì, non hanno mollato, hanno aspettato, si sono ricostruiti la possibilità di giocare anche il quarto set. Il quarto set li stavamo facendo rientrare in partita perché era anche lì un set spaccato con qualche errore nostro, stupido e poi il tie break è un'altalena di emozioni, vero 6 a 2 hai la palla del 7, la sprechi 7 eh, a 3 hai la palla dell'8, la sprechi e non la trovi dopo fai il cambio campo 8 a 6 hai di nuovo due palle per andare sopra e non ci vai poi dopo hai bisogno di un pizzico di fortuna perché la murata di Jan Kozomernik in testa a Galassi un pizzico di fortuna ci vuole se vogliamo essere onesti ma la fortuna se non te la sei cercata prima alla fine non ti premia per cui quello che manca in questo momento come ripeto è un po' di istinto killer. Grida vendetta infatti quel, la palla del possibile 8-3 del tie break, ti, ci conosciamo ormai non sei un tipo che eh, accampa giustificazioni ma ricordiamo che Milano ha giocato questa gara contro una delle squadre più in forma del campionato come Monza ma senza un opposto allora, posto titolare eh, come e la differenza dall'altra parte l'ha fatta un giocatore come la Gumusha. Allora, il, eh, gli assenti hanno sempre torto, no? e qui, io non sono abituato a guardare gli assenti, sono abituato a guardare i giocatori che ho e non mi sono mai lamentato una volta e non lo farò di certo oggi. Quindi grande merito alla squadra di Monza che ha giocato una partita straordinaria con dei giocatori che si vede che, sono, che stanno bene, ma sono sempre stati bene loro, una squadra, che, una squadra con parecchia energia. Io non voglio sminuire il fatto che Monza abbia vinto 3-2, ma sono contento della squadra come ha reagito e come ha rientrata in campo. Quando però hai lineato dalla tua parte come nel tie break la partita la devi chiudere. Quindi questo è quello che mi porto dentro e che poi credo di poter spiegare o di dover spiegare in settimana ai ragazzi, ma non abbiamo tempo, quindi benvengano queste partite di, di Challenge Cup in modo tale che capiamo subito chi siamo. Ha anticipato la mia domanda, allora ti chiedo: facciamo un piccolo passo indietro, come si lavora più che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista motivazionale, quando la tua squadra va sotto 2-0 per avere quella tipologia di reazione? Perché, secondo me, lì c'è anche merito, non solo dei ragazzi in campo, ma anche dell'allenatore che sa toccare le corde giuste. Eh, si lavora col fatto che tutta la settimana che abbiamo lavorato, abbiamo, stiamo lavorando all'inizio dell'anno, facendo le nostre cose, quando ti perdi nelle tue cose. È bene che ti siedi un attimo a respirare sapendo che alcune cose le puoi fare, alcuni fondamentali ti riescono bene e quelli sono i fondamentali sui quali fa leva. La squadra oggi mi è piaciuta come reazione, ripeto, ma sono bravissimi ragazzi perché credono, credono in quello che stanno facendo. Eh, adesso abbiamo questo periodo davanti a noi con tantissime partite, sono sette partite, se non ricordo male, in 24 giorni. Quest Una l'abbiamo già giocata, diventano sei adesso, in 23 giorni. Andiamoci a giocare tutto per tutto in ogni partita, in ogni, in ogni manifestazione, sia nel campionato italiano che nella Challenge Cup e alla fine del mese di dicembre ci guardiamo, ci fermiamo e ci guardiamo un attimo negli occhi.